Buongiorno a tutti! Ci siamo? Siamo pronti per fare una super... Sei in diretta, sei in aspettiamo, diretta. Intanto balla, fai dada un pa. Dada un pa, dada un pa. Perché non si può mettere la musica? E tanto noi lo mettiamo... No, si può mettere. Si mette, ecco, una in linea. Allora, chi abbiamo in linea? Oh, bonjour, bonjour! Scrive buongiorno. Ilenia ti saluta, Gelsomina. Ciao Gelsomina. Ciao Laura. Laura Castelli, lei è una mia amica, mamma di un amichetto migliore del mio bimbo. Oh, piacere Laura, benvenuta a casa mia questa mattina, siete tutti ospiti a fare una dolce colazione a casa... Oh, avevo scritto colazione a casa di Tiffany, no, colazione a casa di Katia. Stamattina facciamo colazione a casa di Katia, che ce la facciamo di Tiffany, scusa, infatti. Ho capito, quando potete avere Katia. Ciao Silvana, Anna Faran, Jessica, Carmelina, che bello. Tu dici ciao, ciao, io Tiziana, Bertuletti, dai. Hola Titti, mia bella. Adesso aspettiamo. Da te, non so quando. Anche Emiliana, Furramani, Carmelina Cesario, buongiorno. Bonjour, bonjour, siete pronti? Per Laura dice, vi seguo sempre, siete bravissime, grazie. Grazie mille. Ciao allora, Emiliana, avete ciao. Avete già fatto colazione? Avete preparato il caffè? Siete pronti, comodi a vedere? Nella Marsico, ciao, amore. Ciao, ciao, Dina. Ciao. Adesso aspettiamo un minutino. Senti, Katia, ma oggi cosa farai? Il proseguo della tresca? No, ma è un dolce, diciamo che al nord questo tipo di tutti dolce in Abruzzo. No, non è solo in Abruzzo, credo che si trova un po' per tutto, però il nord, cioè quando io sono arrivata, si chiamano pesche dolci, quando sono arrivata qua su al nord, praticamente mi era venuta voglia di sentire un sapore più conosciuto, quindi vado in pasticceria e faccio, mi può dare due pesche dolci? E quello mi faccio, abbiamo il cestino di frutta, cioè abbiamo quella fragola, ma quelle pesche ha ragione, se vuole la pesca se le va dal fruttivendolo a prendere, scusa. In realtà le pesche dolci non hanno la pesca all'interno. È proprio il dolce che sembra una pesca. Ma voi abruzzesi siete così. Quindi dalla tresca che andavano i frati, mezza al grano, portavano i biscotti per addolcire le monache pure loro di clausura andavano e saltellavano, si mangiavano come si chiamavano? Sono le pesche. Sai come si dice le pesche? Sai come si dicono le pesche in dialetto? Le precook. Scusate, adesso voi, no, che magari siete in tutta l'Italia, ci dite come si dice da voi la pesca, per favore? Dai, fateci sentire, vai, almeno. Così vediamo. Dite proprio tipo. Non ti voglio vedere a leggere, perché proprio. Tipo precocca. In abruzzese. Ecco, mettete la pesca, però c'è il problema. La pesca, il Portogallo, quella scrivi, è l'arancio, scrivi. L'arancio è il Portogallo, cioè si confusco. Quindi questo dolce alla pesca, secondo me, i contadini quando andavano in queste tresche, La precocca, loro si aggrappavano e i contadini ramavano il grano. Vabbè. Basta, Chiara. Gabriella Miseria, amore mio, dice la precoc. Abruzzese. Brava, la precoc. Precoc. La precoc. Da me, allora, aspetta, che leggo. Aspetta, aveva scritto un'altra. Da me, a Barcellona, Pozzo di Gotto. No, Barcellona lì. Anna Farana dice che si chiama pesca noce. Anche da noi a Milano si chiama pesca noce. Grazie Anna Farana. Ecco, chi è Anna Farana? Allora, siamo pronti, possiamo cominciare? Aspetta. E come parte con i guanti? È la precocca in Abruzzo, la presc. La pesc. La Gelsomina in Lucania dice la presc. La presc. Invece... In Calabria si dice
Pircocca. La Pircocca. La Pircocca. A Cosenza la Percocca. La Percocca. Ah. Eh sì, qua ogni volta... Ah, mi vedo io. Ciao ragazze. Adesso cioè, io stavo facendo i balletti da Daumba. No, solo adesso. Vabbè, mi dovevo... Anna Maria di Federico. Ma lei, quindi io non mi vedevo prima. No, volevo far vedere. Ha detto la Gabriella Miseri, sì, che sarebbe la pesca noce e senza pelo, è destinata, vero, alle monache della Tresca. È vero, c'è quella col pelo e quella senza pelo. Ragazzi, stiamo affrontando un discorso... No, bellissima! Fashion. Quella del Piemonte, Katia Persic. Wow, molto fashion. Persic e fashion. Persic e fashion. Amore, Emiliana ha detto che sono un bel vedere. Ti amo. Tiziana di Bergamo, come dice? Come dice Bergamo? A Napoli la Persk. La Persk. Uffa, ridillo, dai, che allora, in Calabria la Pricocca e l'Albicocca, la pesca noce e la pesca liscia, mentre a Pesca è quella vellutata. Porca miseria. Beh, c'è un mondo, ragazzi. Sì. Perseverare. Ci siamo, Chiara. Sì, vai. Ciao Anna Oriolo. Ciao Anna. Ci la siamo? Persica, ci vai. Ok, adesso facciamo queste pesche dolci che nulla a che vedere col frutto, pelo o senza pelo. Scusa Tiziana Bertoletti, se no si offende. La Persec. La Persec. In Bergamask. Persec. Magari c'è un accento forse... La Persec. Aspetta, la Persec. La Persec. E la Persec. Sì, poi ce lo dirai tu di mezzo, la Persec. La Persec. Ci fai un vocale e ce lo dici. Allora, bene. Io ho già preparato l'impasto. Si vede l'impasto, Chiara? Adesso lo faccio vedere per benino. Guardate che bello. Io ho già preparato questo impasto. Dopo ci direi... Dopo vi dico tutta la ricetta e tutto quanto. Non vi preoccupate, state serene. Semplicissimo. Non c'è bisogno di un robot da cucina. Non c'è bisogno di questo. Qua dicono, ormai abbiamo dato il via. A Salerno la Percocche. La Percocche. Allora, come facciamo queste pesche? Allora, andiamo a fare... Ah, tra l'altro, questo impasto... è un buono anche per fare dei biscottini semplici, vedete, ho fatto dei, poi con un po' di fantasia, delle formine. Io ho già assaggiato e vi dirò che sono troppo buoni, sono sempre quelli della Tresca, colazione, inzuppare, inzuppo, oppure con un po' di cioccolato dentro, i bambini gradiscono una merenda. Allora, il trucco sta nel fare diciamo delle palline più o meno della stessa misura. Ora io ci proverò a farli tutti della stessa misura, ma chi lo sa. Quindi facciamo così, un po' schiacciato, vedete? Ti diamo questa formina, così. Eccolo là. Allora, per chi lo volesse sapere, se lo vuole scrivere la ricetta, intanto io la posso dire, poi dopo ve la pubblico comunque. Vedete, questa è più piccola, questa è più grande. Bisogna cercare la coppia, poi bisogna accoppiare. Allora, vediamo. Due uova. Aspetta che vi do la ricetta, Due uova. Scrivete, Avete preso la penna? E dicono che con questo impasto si fanno in Abruzzo anche le banane. Sì, le banane. Poi una pure la banana, allora, quella è della Tresca, è vero, si fa la forma di banana perché poi... C'è un succo, non tremare, che non ridere che poi tremi, mi si trema l'immagine. Serafina, me le cerchi tu, Allora, là è vero, si fanno anche le banane, viene bagnato ad un liquore con il gusto di banana. Ah, ok, quindi fai la forma, cioè fai la sagoma. La forma, bravissima. Però potresti farci vedere la banana. Non ce l'ho la forma della banana. La fai a mano, è tanto facile. Proviamo a fare una forma alla banana. Si può fare anche la banana, cioè, che bella però, tu puoi fare queste cose tutta la forma dei frutti, certo. Bello, bella. Certo. Sì, Antonella, dov'era, tesoro, mi sono trasferita qua io. Ormai Chiara vive qua. Allora, dicevamo gli ingredienti, quindi due uova, 100 grammi di zucchero, poi 100 grammi di latte,
intanto io leggo perché non me lo ricordo, 130 grammi di olio di girasole e una bustina di lievito e 500 grammi di farina. Stop. Impastate, vedete l'impasto deve essere morbido, così. Impastate tutto, poi fate queste palline. Poi se volete fare invece i biscotti, fate i biscotti, ma per fare queste palline. Allora, guardate, questa oggi è una chicca, fai vedere bene però, fai okay. vedere bene. Siccome il mio, la mia teglia è rotonda, ok, piego a metà. In quattro. Piego in quattro, piego ancora e taglio così. Cioè nell'ultimo bordo taglio. Esatto, e avremo... Tada, un certo avete perfetto. Visto? È pure maga diventata, ragazzi. Ragazzi. Aspetta, ecco allora. Ottima questa ricetta, brave ragazze, siete veramente spettacolari e simpaticissime. In Abruzzo, quando vado in pasticceria, sono talmente grandi queste pesche, è talmente vero. Buone che qui al nord quando le compro... Ah, ci sono! Le trovi piccoline e mignon. È vero, però... Vi dico una cosa, le ho volute fare medie, non sono grosse come quelle dell'Abruzzo, non sono piccole come quelle della Lombardia, le ho fatte medie perché così con due morsi li facciamo okay. fuori. Cioè, io ho messo pure per Serafina, voleva la banana. Fai una banana che li facciamo vedere, che si fa pure. Ecco. Comunque io, secondo me, messi abruzzesi qua che andavano nelle campagne a fare il grano e poi le suore andavano, i monaci... Qua poi facevano tutte queste forme per ingolosire le monache che acchiappavano le pesche, raga. Sì, la storia ve la sto dicendo io. Allora, Chiara, guarda, vieni di qua che facciamo vedere, vieni. Allora, io avevo già preparato altri palini per non annoiarvi troppo. Quindi, dove li metti tu in cottura? Ok, lo mettiamo in cottura nel kit forno, ok? Cosa faccio? Metto sotto questo... Così, poi questa è una griglietta del... Pensate, questo è il nostro kit forno antico. Questo è quello antico, è il vecchio, vecchio, vecchio. Che lo volevamo buttare, ma poi alla fine l'abbiamo rinnovato, esatto. Vero Katia? Allora, ho trovato questa griglietta che era del mio vecchio microonde e ci poggio sopra questo. Che belli, e doppia chiudo, cottura. Doppia quindi cottura. Dobbiamo dire che è diventato un forno ventilato. Assolutamente, il nostro cupolone, grazie al riciclo d'aria, praticamente... è un forno ventilato e quindi posso fare le doppie cotture, ovviamente le dovrò scambiare a un certo punto, ma non vi preoccupate, vi faccio vedere com'è bello semplice. Allora, fiamma, partiamo, 10 minuti fiamma alta, ok? 10 minuti fiamma alta, poi cambio, faccio un minutino fiamma alta ancora perché riprende il calore una volta che ho aperto e poi facciamo altri 10 minuti fiamma medio alta. Ok? Aspetta che prendo, stai lì, prendo il mio chef. Eccolo qua, c'ho il mio aiuto. Carica e torna indietro, carica. Fare come Paolo. 10 minuti, ci siamo? Okay. Nel frattempo, Chiara, se tu torni di là, io faccio... Manda bacio a tutti. Bacio, bacio, bacio. Allora, questo impasto adesso io lo metto via e poi dopo ci faccio... Fai biscotti della Tresca a Chiara. Biscotti a Chiara. Ciao a tutti qua. Ragazzi. Avete visto che bella ricetta? Adesso ce ne fa altre. Allora, una volta cotti, intanto che questi cuociono, vi faccio vedere come prepararli. Buoni. Allora, una volta cotti verranno fuori queste cose. Ora c'è una tecnica. Alcuni possono mettere il guscio delle noci, spalmato con un po' di olio, all'interno. In modo che viene il buchino. Ah, okay? Cioè si quando li mettere. Metti in forno, dici? Esatto, come io ho fatto la pallina, adesso vi faccio vedere. Come io ho fatto questa pallina, se io metto il guscio della noce qui sotto e lo fai vedere così, bene, ok? Si cucina con il buco dentro. Oppure li mettete come ho fatto io e poi vanno scavati, fatto il buchino dentro. Ci siamo? Uno dice, poi che ci fa con lo scarto? Tranquilli,
ho mia figlia che si è mangiato tutto. A parte quello, con lo scarto possiamo farci anche, che ne so, un salame di cioccolato. Che buono! Si può fare qualsiasi cosa in cucina. Devo dire che sei proprio brava con i dolci, Katia. Grazie. Oh, Federica, Federico, la signora Federico mi stimola. Dice che c'è un altro dolce in Abruzzo. Tutte da voi, tutti i dolci strani. Sì, le stesse dei Monaco. Certo. L'ho detto io, oltre a prendere le pesche dall'albero, quelle andavano... Quelle delle monache che dicevi tu. Ora, come le riempiamo? Oh, questo di solito si fa con la crema pasticcera gialla, oppure con la crema al cioccolato, oppure con la crema al cioccolato. Diciamo che... Allora, la crema pasticcera che ci mettete il cacao diventa crema al cioccolato, oppure prendete uno spalmabile al cioccolato, non posso dire la marca, la Nutella, che non si può dire. E... Oh raga, però quella è buona. E vabbè ragazzi, è un ingrediente che tutti hanno nelle case, vuoi per i bambini, vuoi come Katia che è golosa. Insomma. Allora, vedete? E quindi va riempito dentro. Io ho preso, ho fatto già della crema pasticcera. Aspetta, mi posso mettere così? Li sì, facciamo vedere il riempimento. Allora, ne metto un pochettino qua. Mamma che buona, fermi, raga. Fermi, ne metto un altro pochettino qua. Ah, e tu componi la... Guarda che roba. La pre-cook. La... Ta-da! Che bella, guardate! Allora, che bello, quello Katia. giusto va preso questo. Scusa. Che cos'è questo? È un mix di Arkems e acqua. È un liquore rosso e acqua mischiato per non essere troppo forte. Quindi... Facciamo qua. Ma è un liquore e cosa serve? Perché ne sento parlare spesso. Per dolci, viene usato per i dolci. Ma perché colora? Colora e dà sapore. Non me lo potevate dire prima a me? No, vabbè, ma non andava bene in quel senso. Allora, va bene per la bagna, diciamo. Ah, ok. La pizza dolce, da noi la torta tradizionale, quella a due strati, si chiama la pizza dolce e viene bagnata con Arkems, vedi? Arkems. Allora, come ci ha insegnato Annalisa... Con le mani, con uno si bagna e con l'altro si infarina, così non ci zozziamo. Vedi che ho imparato? Brava, sono delle chicche belle, sono vai. Sono delle chicche bellissime. Allora, bagniamo la nostra pesca. La pre-cocca, qui dicono, perché bene o male. La pre-cocca con la Arkems, cambiamo mano. Cara, e faccio vedere il procedimento. Assolutamente eh? Sì, cara. Ah, si colora lo zucchero. Vedete? Che figata! Abbondate come se non ci fosse un domani, ragazze! Ma chi se ne frega? Mamma, ma che se da mangiare, se da mangiare. E lo mettiamo qua, poi facciamo vedere, poi facciamo vedere la Facciamo vedere la dopo. La dopo, sì. Allora, ne facciamo un altro con la crema, sai che lo voglio fare? Allora, facciamo così, faccio prima. Ne facciamo tre, guarda, due, basta. Allora, tre, ne facciamo tre con la crema e tre con la... Porca la mia. Che belli, Tella, avete visto che bello? Sono buonissimi, è vero, ragazzi sono da fare, sì. Poi Katia ci metterà le ricette, la sì, ricetta, Ma dopo vedrete come sono bella la pre-cocca. Abbondate ragazzi, non vi preoccupate, abbondate che è buono, quando si abbonda è sempre buono. Allora, bagniamo, poi se la volete più rossa, un pochettino più No, ma questa alcolica. Cosa qua, io che sto nascendo adesso, quei dolci, guardate che bello, è uno spettacolo perché lo zucchero diventa rosa, tipo quel rosa dello zucchero filato. Sì, sì. Guarda che spettacolo. C'è chi lo fa anche più rossa, ma viene un pochettino più alcolica. Va bene, Clementina, poi ti riguardi, tesoro, già sei stata brava che nonostante sia al lavoro ti guardi... La diretta, brava. Ciao Clementina, grazie. Io non le faccio vedere queste che stai fatto, dopo le facciamo vedere. Dopo facciamo vedere tutto l'addobbo. Ecco qua, guardate. Madonna che bella cosa. E poi andiamo a mettere con lo zucchero. Sì ragazzi, è una bontà, io non volevo dirvelo, ma da vedere qua, quando lo zucchero bianco, questo Arkems, come si chiama lui? Arkems, brava. Diventa rosa, è uno spettacolo. Ok. Aspetta, Gabriella dice, come il pelo della pesca. Ok, questo l'abbiamo fatto con l'Arkems. Adesso, attenzione. Adesso sono curiosa, ma voglio vedere le altre come le fai. Le altre invece le voglio fare con la Tella.
La tella. Ah, raga. Ora lo potete sempre bagnare con l'Arkems, ma magari per i bambini forse l'Arkems potrebbe essere un po' alcolico, leggermente, Lo non devo è prendere pure io quest'alcolico. l'Arkems, va. Non è quest'alcolico fortissimo, però. Aspetta, abbondate, Comunque abbondate. dicono tanti che le mangiavano da piccola, no? Ah, hai visto, ho Anche la risvegliato. Bertoletti, Ho sì. risvegliato vecchi sapori. Anche con la marmellata, lo potete riempire. Fantasia, ragazzi, fantasia. Oh, ora potrei. Aspetta, che devo trovare la coppia. Vabbè, dai, anche se Ma non è sì, ma perfetta, le pesche mica perfetta. sono perfette. Esatto. Ok, ora potete addirittura bagnarlo nell'Arkems, ma se vogliamo cambiare, io ho preparato una bagna con caffè e latte. Vai, Katia, mo voglio, Vai. sono proprio curiosa il colore con lo zucchero cosa diventa. Anche Color questi sono carini, nocciola, eh? sono nocciola. Madonna che bello, ragazzi, è spettacolare, lo sapete, eh? E vai con lo zucchero. Aspetta, devo prendere una ciotolina un po' più grande. Effettivamente ho preso una un po' piccolina. Fa niente, mi perdonate? Sì. Buongiorno. Vero che mi perdonano? Ecco qua. Sì, Anna Maria, è vero. Penso proprio che sia una bontà. Io dopo vi dirò, l'assaggerò in diretta. Oggi tocca a Chiara e Gelsomina assaggiare, eh? Perché qua, ragazzi, hanno Madonna, che creato. spettacolo. Poi ti riprendo mentre fai l'addobbo, Eh eh? sì, stavolta Chiara, stavolta per l'addobbo ti ho sorpreso. Eh sì, mai sorpreso, sì. No, Tac, mettiamo qua. raga, ma veramente figa la cosa, eh. Ma è Guardate uno che bella bagna. spettacolo da vedere, servito, perché viene proprio bello, bello, bello da Mamma mia, non vedere. vedo l'ora di mangiare. E io non sono di dolci, no? Però queste cose particolari, ti Sì, stuzzicano. si possono fare anche più piccolini, in modo che con un boccone, tac, tipo baci di dama. Ok, Mia allora. figlia, se ne no, non è rossa di Arkems, non le vuole. Lo so. Vieni, vieni, Silvana. Aspetta che arrivo, eh. E praticamente, sapete, i bambini poi con i colori, così, no? Giusto. Allora, dice Nella Marsico, io uso anche latte coloranti alimentari, Anche non si può verde fare già. anche verde, certo. Sì, è vero, quei coloranti in gel ce ne sono di vario, diciamo, tipo, sì, è Sì, vero. possiamo colorare come volete. Annalisa, sì, Guardate qua. Sobboni, oh, raga, guardate, che spettacolo. Oh, guardate cosa ci possiamo mettere per addobbare, eh? Guardate. Poi potete Dalla mettere terrazza direttamente di dalla terrazza Chiara? di Chiara, No, devi mettiamo infilarle proprio e dentro. non entra, è chiusa. È una Capisci perché le monache se gli piacciono le precocche? Che non si aprono. Ecco, va bene lo stesso così, ragazzi, via. Sì, sono Ok. bellissime, poi le facciamo vedere. Adesso Ma che dopo sto mettendo spettacolo! dal verso di qua. No, bella, bella! Aspettate che faccio il change. Vengo? Vieni, vieni che facciamo il change, Vi vieni. facciamo vedere il change. Quindi il nostro kit forno diventa come, tra virgolette, il forno tradizionale. Ok, dovete aver fiducia, donne. Lo so che lo vedete bianco, vedete? Ma non vi preoccupate, perché alla fine si cucinerà tutto perfettamente. Dovete stare serene. Ok, a volte mi dicono, non era ancora colorato, e allora io ci ho dato giù ancora No. pesante e poi si è un po' colorito troppo. Può Questo vi capitare. vogliamo far vedere che è un vecchio forno che era conciatissimo. Una cliente, vero Katia, l'aveva riportato, l'aveva utilizzato Sì, male. E invece cosa abbiamo fatto, lo Katia? abbiamo ripulito con la Magic Foam e l'abbiamo fatto Nuovo. tornare nuovo. Allora, ho scambiato. Sì. Ok, Lasci sempre la fiamma chiudiamo. alta. Sì, cara. Allora, fiamma alta un minutino, perché adesso io ho aperto, quindi c'è stato
diciamo, entrata aria, no? Quindi un minutino lo lasciamo andare a fiamma alta, dopodiché la abbassiamo ma a fiamma media, non bassa, 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 ma media. Brava. Ci siamo? Ok, guarda, abbassiamo, anzi, metto 10 minuti, ancora 10 minuti a fiamma media e abbassiamo così. Ok? Ok. Fiamma media, non troppo bassa. Fatti i bravi, eh? Ritorniamo dalle pricocche. Ritorniamo dalle pricocche. Guardate che spettacolo, le faccio vedere, ma guardate che meraviglia. Queste foglioline, io adesso ho tolto i guanti bene? Perché avevo finito di... Si vede bene? Sì. Oh, guardate, brava Katia, ti devo dire, faccio i miei complimenti. Molto brava. Ecco qua. Ovviamente poi se uno vuole quelle foglioline che si vendono fatte di ossa, di zucchero, potete mettere anche quello, ma che gli volete dire? Cioè, dai. Avvicina Katia, dai. Guardate, queste qui sono con le, come si chiama? Arkhamis. Arkhamis. E queste altre sono con la Nutella e bagnata a latte e caffè. Vi piace, eh? Sono buone, eh? Possiamo farlo in qualsiasi altro modo, possiamo farlo anche, dicevamo, con del colorante, possiamo mettere la marmellata. Date spazio e sfogo alla vostra fantasia. Brava! È velocissimo da fare questo dolce. E poi con l'impasto potete realizzare qualsiasi biscotto. Diciamo che è un po' come una frolla, ma usando l'olio al posto del burro. Ok? Perfetto. Allora, intanto, siccome il giovedì mattina è assistenza clienti, avete delle domande da fare su qualcosa che non vi viene bene, qualche cottura che volete, dei consigli? Scusate solo un attimino che prendo una cosettina. Oppure se volete fare, non so, qualche altro dolce da vedere, ce lo scrivete qua, noi prendiamo in considerazione l'idea, dai! Sì, giusto. È vero, Katia? No, dateci delle idee. Dai, voi dell'Abruzzo, anche della Calabria, no, su, dateci delle idee. Di tutta l'importante Italia. Quando non ci sono io, non datemi dolci... Allora, sono soddisfatta però, vedi come sono stata brava, no. Fatti anche abbastanza precisi. La prima volta che l'ho fatti, non vi dico, erano tutti... Vabbè, prima volta è così. Erano un po' sguerci, ma con la tecnica ho imparato e ho affinato la tecnica, ecco. Secondo me gli abruzzesi stanno pensando a che dolce fare la prossima volta, eh? Sì, allora, voi consigliateci intanto qualche domandina su che cosa vi piacerebbe che facciamo nelle dirette, insomma, così vi possiamo soddisfare. Io oggi non vi ho fatto vedere l'impasto dall'inizio alla fine, perché sennò diventava troppo lunga, ma al sabato, il sabato, è dedicato agli impasti, alla lievitazione. Quindi il sabato facciamo di solito delle dirette che sono dedicate proprio alla lievitazione, quindi qualsiasi cosa, dolce o salato, tutto lievitato. Hanno detto che vogliono vedere i pasticciotti, quelli sono tipici leccesi, eh? I turcinil, mi dicono, che sono? I turcinil. L'ho detto sì. Bene? I turcinil. Dai, tirate giù delle idee, su, che le dite, tanto le fa Katia. Adesso le segniamo. No, ma ci sono anche le nostre amiche calabrese il sabato, non vi preoccupate, noi... Vabbè, dobbiamo dire che le nostre colleghe calabrese, mamma mia, cioè abbiamo delle dolci, colleghe che dolci fanno dolci go, che... Dolci a go, poi ci sono bravissime, veramente bravissime. I bocconut. I bocconotti. Quelli, infatti ero indecisa oggi se fare i bocconotti o se fare questi. E hai ragione. La prossima volta faccio i bocconotti. Le zeppole di San Giuseppe, quelle potrei fare io. Bravo. Però i dolci più complicati, le nostre colleghe della Calabria. Non vi preoccupate, sono che sicuramente brave. Per San Giuseppe le zeppole ci saranno, sono sicura. Qualcuno. Morena Ferrante dice: sì. Arriva Pasqua, la pupa e il cavallo. Pure questa è della Tresca? Lo
lo vedi? Sono tutti ma lo fanno apposta però, voi lo fate apposta. No, però ha ragione, visto che arriviamo a una festa che magari tutti non festeggiano, però si sa che è San Giuseppe, giusto? Sì, la festa del papà, San Giuseppe. La festa del papà, poi la facciamo di tutto, non vi preoccupate, però le pesche... Vi dico che ogni festa, dai adesso, ogni festa tu vai a trovare qualcuno, porti un vassoietto di pasticcini e ci deve essere la pesca, ci deve stare come ci deve stare la pesca. Oh, le cozzupe, vai! No, tu non puoi capire, io sono di origine calabrese, le cozzupe a Pasqua è tipo una tipo il tuo biscotto e fanno i cestini, però mettono l'uovo bollito. Oh, che meraviglia! Buone. Allora, amiche calabresi, vi sfido a farci vedere queste cozzupe, io non le conosco, così imparo, io sperimento, provo e le faccio pure io. Così la assaggio, io non ho mai assaggiato queste cozzuppe. Non è che mi sono mossa, ecco, vedi, Letizia Prano che è troppo brava coi dolci, le dice ci saranno le zeppole, brava Letizia, brava. Tu sei troppo brava, le farei tu, vero? Sono sicura che la farà Letizia le zeppole, sì, hai ragione, sì. Arriviamo a luglio e treschiamo. Allora, intanto che aspettiamo questi 10 minuti, vi volevo dire una cosa. Oggi pomeriggio ci sarà una diretta dedicata alla raccolta punti. Ormai è famosissima sta raccolta punti, ha spaccato. Se ti ricordi che lo facevo? Sto spaccando, sto chatush, e noi abbiamo spaccato con la raccolta punti. Diciamo che i dati non li abbiamo raccolti, giusto? I dati li abbiamo raccolti, oggi pomeriggio ci saranno veramente tante persone. E poi venerdì sera, domani sera, alle 21 in Zoom. Quindi chiunque vuole partecipare a una raccolta punti, chiunque vuole aprire la nostra scheda raccolta punti, deve chiedere alla propria referente e farsi invitare, perché bisogna avere l'invito, farsi invitare alla Zoom di domani sera. Saremo in tantissimi, infatti abbiamo una sala per 500 persone, sala virtuale, saremo ognuno a casa nostra, abbiamo una sala virtuale di 500 posti. L'altra volta non ci stavamo dentro quasi, quindi mi raccomando, perché ne aspettiamo veramente, veramente tantissimi, ok? Quindi voi chiamate la vostra consulente, la vostra referente, fatevi spiegare bene. Oggi pomeriggio ci sarà una piccola spiegazione per quanto riguarda la raccolta punti, è veramente straordinaria, spacca, sta funzionando, sta andando benissimo. L'obiettivo dell'azienda di quest'anno è 10.000 raccolte punti, vogliamo raggiungere l'obiettivo di 10.000 raccolte punti, cioè vogliamo regalare, non vogliamo vendere, vogliamo regalare, ci state? Se ci state. Se andiamo di sto passo, altro che 10.000, qui superiamo. Se superiamo 10.000, allora facciamo così, alzate la mano chi vuole fare la raccolta punti, sulle mani! Mandate un cuore, mandate un cuore. Mandate un cuore, va benissimo. Dicono a Pasqua la pizza di cacio, da voi si fa? La pizza di cacio. La pizza di cacio, col cacio cavallo, penso. Questo mi sfugge, forse... Allora sarà Calabra, il cacio. Dov'è in Abruzzo, c'è il cacio? Oh, ci sta il pecorino. Un pecorino, E noi ci abbiamo a che fare con le pecore, pure le... Ciao Donatella. No, in Calabria devi dire che, ragazzi, qua si fanno... C'è quella provola silana, ragazzi, che è uno spettacolo. Comunque a Pasqua in Calabria fanno veramente le cozzupe e sono buonissime. Qua mi dicono i soffioni. Che sono i soffioni? I soffioni... aspetta, soffioni. È abruzzese, Morena. Mamma, aspetta, mi devi aiutare. Mo mi ricordo, perché Morena che l'ha scritto. Allora, l'Abruzzo... È vasto. È vasto, ma molto vasto. E magari... cambia il nome, mo non lo so, ti faccio un esempio abruzzese, ragazzi, vi faccio un esempio proprio di una parola abruzzese in tutta l'Abruzzo come cambia. Allora, i bambini, dalle mie parti si dice libardish. Libardish, sì. Madonna, non c'entra un cacchio con i bambini. Aspetta, non è niente, ad Atri, zona di Atri, si dice li frichin.
Ma solo da voi, il bragash e l'ifrichin, ma tutto nella fresca, però voi avete tutti quella... voi avete... L'icitl, l'ifrichin, cioè ci sono svariati modi. Sono, i soffioni sono quelli con la frolla e la ricotta, ridi Nella tu, okay, qua c'è da piangere con questa in Abruzzo. Cacio e uova, c'è lì in Abruzzo. Cacio e uova con la mia mamma fa l'agnello dentro. Oddio, cos'è? Mia mamma, dice Maria Rosaria Zappalà, fa l'impiulato. Scusa, ci dici che cos'è l'impiulato? Sarà un piatto sicuro? Però ragazze, voi state dicendo, voi così mi portate a nozze sulla tresca, l'impiulato, non si fa così con Chiara, mi portano a nozze. L'impiulato è... l'impiulato, ti piacesse a te l'impiulato nella tresca? Comunque, cacio-ove è particolare da fare, ecco qua. Ho suonato insieme di là, vediamo... C'è il corriere. Vediamo chi è il corriere, no? Allora, vediamo... I friskin. Sono passati 10 minuti, spengo, ok? E lascio ancora 5-10 minuti in autocottura. Si è visto che ho spento? Sì. Scusate, devo andare a vedere un attimo. Sapete perché ha spento? Adesso tutto quel colore lì, io vi faccio vedere nel frattempo. Lei ha spento e tutto il colore, vero Katia, andrà, adesso non si vede. Adesso non si vede, vuoi che apro per farlo? Veloce, ok, ecco, sono già fatti, adesso si andranno a colorare. Tutti. Sì. Maria Gamba ride, tu ridi Maria. Basta poco, ora non bisogna farli colorati. Per quanto riguarda diciamo le pesche, devono rimanere un po' pallidine, vedete? Ah, perché devono rimanere morbide, in modo che poi tu quando vai a tingere in questo come si chiama? Arkhams. È una pizza rustica di Paola, molto all'insù, quello lì che ho detto prima. Molto alta, con salame calabrese, formaggio, schiacciata però più pecorino, alta, uova, eccetera, eccetera. Maria Rosaria Zappalà, allora, questa la dovremmo fare. Donne. Letizia Prato. Chi ci dobbiamo mettere a dieta? Cioè, la sottoscritta si deve mettere a dieta. Ora, da quando ho deciso di mettermi a dieta, ho fatto già 3 volte i biscotti. Però ve lo giuro, non li ho mangiati, li uso, faccio come Paolo. Li annuso soltanto... Ieri quando vedevo Paolo che diceva no, ma io lo annuso soltanto, faceva tenerezza perché è la stessa cosa che faccio io. Anche questa tella la annuso soltanto. Anche la crema. Allora, io Maria Zappalà ha detto quella, com'è che si chiamava, che l'ho detto, puoi ripeterlo? Vabbè, una roba del genere, ok? E quella lì ripiena questa pizza alta fatta con tutte queste, il salame piccante, la probama, che bontà. Cinzia Zingone dice la frittata di Pasqua, buona. Anche quella. Quella anche lì cosa si mette dentro? Ci si mette tutto, no? Sì. Poi c'è anche, a Pasqua si usa anche fare quel ciambellone rustico con dentro che ci si mette anche l'uovo proprio dentro, che sì, come si cucina anche. Tipo la torta pasqualina. La torta pasqualina. Mi suggerisco il cassatiello, oggi qua c'è proprio abbondanza di gente. Il cassatiello però messo con l'uovo, quello si fa. Hanno detto che devi mangiare, si vive una volta sola. E c'hai ragione, bravo, mi piace, anche perché perdere peso, puoi perdere, la parola brutta, perdere, meglio... Abbondare. Abbondiamo, hai capito? Ok, allora li tiro fuori se no. No, è perché si stanno colorando. Ma domandine invece su qualche cosa? Stanno dicendo, e la cosa è bella perché, sì, evidentemente le nostre clienti sono brave, non hanno domande. Però ci stanno dando delle ricette, ci stanno proponendo delle ricette. Poi noi ci andiamo a vedere tutto, segniamo e ripetiamo e facciamo vedere tutto. Dai, ci si avvicina a Pasqua. Comunque, donne amiche,
Se voi avete una bella ricetta, ma perché non vi fate un piccolo mini video? Oppure fate e pubblicateci, fate vedere, però scrivete La bene la ricetta. ricetta, il procedimento, i tempi di cottura e soprattutto metteteci un coperchio Magic Cooker che esce sempre buono, I eh? casatielli, E la tradizione. Lucasatiel. È vero che il Magic Cooker unisce la tradizione con All'innovazione. l'evoluzione, l'innovazione, no? Quindi ci vanno a nozze insieme, quindi ci dovete far vedere così. Chi è del nord farà ricette del sud, chi è del sud farà ricette del nord, che è successo? Tutte da te comunque, poi ci sta pure la chitarra con le pallottine, lo E ti dico, vedi? Sempre la tresca, poi c'era il no, musicante che andava a suonare la sono pettina. famosissime la chitarra con le pallottine E la e ti dico che è la pasta? mano. La chitarra è la pasta chitarra O si fa e col si fa sugo? col sugo e le polpettine, ma sono piccolissime, piccolissime. Ci Vabbè, ma pure in vuole Calabria si veramente, fanno, eh. esatto, ci vuole veramente tanta pazienza comunque a fare. Sono passati minuti di doratura. Cacio e ova. Ci vuole veramente tanta pazienza mettersi lì a fare tutte queste palline, ragazzi, però quando lo mangiate Oh, è una bontà, pallotte cacio e ova. pallotte cacio e ova è Oh, tipico. secondo me si sono colorate. Andiamo Sì, a sì, sì, vedere. sì, sì. Guardate, lei ha spento. Sapete cosa serve, no? Quando uno spegne. Praticamente spegnendo la Ho fiamma, spento prima. il calore, Cioè, certo. il calore continua a girare. Scende. Sì, continua a Eh no, girare. vedono il coso, no? Flette, Vedono, certo. vai, scende. Flette dal coperchio verso il basso, il Va a calore, e va a colorare. colorare. Apri, apri, apri lo forno. Apro forno. Ta-da! Avete visto che bellezza? Guardate. Aspetta che adesso le Non tiro è che... fuori, non è che ti No, volevo spiego. far vedere il Sì, vengo di colore. là, guarda, vengo di là, vengo di là, vengo di là. Vieni, Dai vieni, vieni. bacio, dai bacio a Bacio, tutti. bacio, bacio. Brava, così si fa. Mi Ok? dare il bacio, Allora, eh? sì. Oh, no, mi si è rovesciato. L'apricocca. La precoca che mi sembra. Mi si apre la. Qua si apre tutto Se mi oggi. si apre la precoca, non va bene, Non va bene, no, eh. Olè. Comunque, ragazze, queste precocche, no, ma sono uno spettacolo, raga, guardate. Mamma. Guarda qua, abbiamo, vedi, queste sono venute più piccoline, E a me mi vabbè. piacciono di Anche più a me queste, piacciono guardate che così. belle, Ecco. poi si scava, guarda, Voglio e vieni qua, provare. e vuoi provare? Sì, ma brucia, brucia. Ragazzi, oggi avete visto che belle. Guarda, Allora, a chi era? Serafina che l'aveva chiesto, eh sì, da ecco, noi a a banana, Mormagno. però in Abruzzo c'è proprio la forma della banana, ah! Scusa, Ha Katia. scavato dentro, messo la crema pasticcera, ma nella bagna abbiamo un liquore alla banana. Buono. Banana. Tutti devo leggere un po' di Sì, cose. sì. Da Guardate noi come vengono belli. Intanto voglio a farvi vedere questa Mormanno, ricotta. a Pasqua e Cosenza si fa la cazzola. No, la cassola si fa a Milano, però lì in Calabria quando ammazzano il maiale, mamma mia, che buono! Ragazzi, quando si cucina il porco va sempre. Teramana la chitarra con le Sì, palotte, la ok? chitarra con le pallotte teramana. Ah, grazie. Ma ragazze, volevo sapere quando si cucina con le vostre pentole i cibi cotti. Quando possono rimanere nelle vostre pentole? Grazie. Allora, il problema del rimanere il cibo nella pentola lo si ha solo nelle pentole in alluminio. Alluminio, alluminio, quelle di una volta. Le nostre sono ricoperte, sono antiaderenti, le potete lasciare lì, stare tranquilli. Ok? Chiaro è che per una questione batterica, dopo un po' va messo via nel frigo, No, ma magari, nel no? frigo quando è freddo Quando è anche. freddo, sì, certo. Però si possono lasciare in pentola, nel senso che se io cucino la mattina perché poi non ci sono, voglio lasciare cucinato per i miei figli che si devono scaldare, non Ma c'è forse intendeva problema. per l'autocottura, magari le lasci al dente, chiudi, te ne vai, Per forse anche può l'autocottura essere. dipende da che cosa cuciniamo per l'autocottura, per la pasta c'è un tempo, per il riso c'è un altro tempo, insomma bisogna capire un attimino meglio la domanda, forse non ho No, no, capito. può essere anche Ah, quello, va bene così. ok. Tiziana Bartoletti, Sì. lecchiate, no, chiatte, Esatto, ok? lecchiate con una T, mi raccomando, chi Però ha ascolta? ragione, visto l'abbondanza qua. Cercata, dice, no? Dice, quanta allegria, Maria Gamba, ma questo è il nostro intento.
Allora, io e Chiara e io. Ha detto Donatella che lei fa anche il limone. Il limone, molto probabilmente farà il limone. Bellissimo, Bella, bellissimo. Vabbè, brava. bravo, dobbiamo vedere le ricette. Ma le possiamo fare? Facci vedere le ricette, le possiamo Maria Rosa fare Zappalà dice che lei per la forma delle pesche usa i gusci delle noci. Brava, Grazie, grazie. sì, c'è questa cosa della forma delle noci, in modo che non fai lo spreco, c'è già il buchino dentro, non hai lo spreco. Tanto io lo spreco perché poi c'è mia figlia, no? Che quelli sono Grazie lì Letizia che devo scavare lì Prato. con la bava alla bocca, dammela a me, dammela. Volevo farci qualche altra cosa, ma non è stato Che possibile. bella questa Bene, diretta. allora, Chiara, la amici, chitarra teramana si fa con il telaio Luca Ratum. Lucanatore, tra l'altro, aspetta, posso vantarmi un pochettino? Posso? No, se Posso? morditi meno, No, in diretta ti adesso meno. mi Devo indigno. Sì. morsicare io, Allora, posso? questa mia mi è caduta, mannaggia. E fa niente, la Allora, mangio io. mio fratello è chef e lui ha vinto per ben 2 volte il Carratura d'oro. È una tradizione, lo volevo dire, ma non posso No, dire, si è no. parlato del Carratura, ma è uscito, l'ho E perché detto. tu sei brava nei dolci? E io sono brava nei dolci Sei brava in perché no, tutto. ma io più che altro è Secondo passione, me è di questa è una cosa famiglia, perché chiara. anche il papà è molto bravo, Sì, Mizzica. mio papà è chef, vabbè, diciamo, Quale però sono ecco, il i carraturo è un capelli attrezzo di legno tipo rettangolare con tutti i filamenti in acciaio, che credo, e bello. poi si mette la sfoglia e si passa con il Tipo un pennarello mattarello. e si Che belle taglia. queste Sì, cose, ragazze, vieni Chiara, vieni l'usanza. assaggiare, dai, dai, dai. È il momento dell'assaggio. Quale prendo secondo voi? Aspetta, prima mi voglio fare Indovinate. una foto. Jack, prima fammi una foto, se no poi non ho la foto da pubblicare. Aspettate, se no poi mi esce con la. Allora, secondo voi Chiara assaggerà quelli con la crema o con la Nutella? Sondaggio, vai. Sondaggio. Vediamo, Ge, vediamo, vediamo cosa dicono, dai. Nutella? Crema? No, io c'ho una cosa che mi piace tanto. Ok, allora, Cosa abbiamo hanno fatto. scritto? Nutella? Faccio una foto lei. Cosa mangia Chiara? Nutella o crema pasticcera? Chi A dice Kenzo bagna. Nutella? Quasi Vince tutti Nutella. la Nutella. No, perché Chiara non è amante del cioccolato, quindi io mangio la La crema. proprio la Ma io pesca. devo fare proprio quel Sì, morso. come sai fare tu. Certo. Come so fare io. Mi A me piace. piace andare in tresca e qua. No, no. Ok. Perché io le. No, 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 no. si è raffreddato un po'. Siete Vado? pronti? Vai col morso, vai col morso. A E che ve lo dico a fa? Ma che ve lo dice a fa? Mamma mia! A parole due. Chapeau! Chapeau. È buonissimo, ragazzi, fatelo perché io lo faccio, stasera voglio Ok, fare. anche io Poi domani. pubblicate, fateci vedere le vostre pesche. Le Madonna, che buone vostre queste. creazioni. Domani Oh, praticamente. oh, 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 oh! Un morso Uno devi ne dare. doveva dare! Posso annusare? No. Io annuso ma non mangio, eh? Io No, no, annuso sei ormai buono, sono raga. ufficialmente Veramente buono, agenda. ragazzi. Bravissima, Katia. Bene, allora salutiamo e dopo finisci di mangiare, se no c'è la bocca piena. Reggi? Brava Katia. Ti invidio, È Chiara. brava Chiara che No, ti mangia. Oh, vedi, c'è perché c'era Cinzia Tassi che diceva che io mangio sempre, stavolta faccio mangiare Guardate la Chiara. crema, mamma, buona. Con la raccolta punti, mi raccomando, Ciao fate, aprite, ciao. aprite, 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 aprite la vostra scheda raccolta punti e chiamate le consulenti per venire domani sera e oggi pomeriggio vi spiegheremo la raccolta punti. Ciao amici! Termino. Sì?